E allora Roma contro Ajax per la possibilità di giocare la finale, quinto, sesto, settimo, ottavo posto. La Roma parte bene, parte in vantaggio con il gol al quinto minuto di Mantovani. Il capitano della Roma segna l'1-0 dopo un tiro di Nardozzi che viene deviato, che diventa soprattutto un assist involontario per Mantovani. Tapin vincente col sinistro del numero 15, prova a rispondere l'Ajax con questo destro di Van de Pavert. In due tempi ci arriva De Franceschi, ancora Ajax con il tentativo da sinistra e la parata di De Franceschi. Con Adu era lì pronto per il tapin, De Franceschi è bravissimo a deviare in corner. Roma che prova a farsi vedere dalla distanza con Campagnano, calcia così, bravo a tenere lì la palla Setford, il portiere dell'Ajax. Ancora la squadra olandese con Vink, Van de Pavert, e De Franceschi è bravissimo a non mollare la presa. Poi Campagnano dalla distanza cerca un cross probabilmente sul secondo palo per Guidi, diventa un tiro molto insidioso che passa non lontano dal palo alla destra di Setford. Roma che tiene il risultato fin quando poi Conadu però non decide che è il momento di iniziare a giocare. Qui c'è una deviazione di Mirra che manda il pallone in calcio d'angolo. Guardate l'azione di Conadu, porta via due o tre giocatori, alla fine si libera con il destro in diagonale, è vincente, non può nulla De Franceschi e fa 1-1 con Adu, che poi però non riuscirà nel secondo tempo a portare l'Ajax alla finale quinto sesto posto, ma sarà la Roma ad aggiudicarsela grazie a due reti molto molto belle. Questo intanto è il bellissimo gol di Conadu, eccolo qua. E poi nel secondo tempo la Roma va via con Reale, guardate qui, pam, sinistro, incrociato, perfetto, è un gol bellissimo quello di Filippo Reale che ha dimostrato di saperci fare come con il piede mancino. Fa un gol bellissimo, bello anche il tocco di punta in anticipo da parte di Guglielmelli, perfetto Filippo Reale, poi perfetto è anche Ceccarelli che da calcio di punizione segna così, lasciando fermo Schreuder. Il gol del definitivo 3-1, allora Roma che si giocherà la finale, quinto, sesto posto, dimostrando di aver fatto un ottimo torneo. Nel finale ancora una chance per l'Ajax con questo destro di Conadu, perfetto, ancora De Franceschi in angolo.